E ora parliamo di lavoro, anche oggi accendiamo i riflettori sulla vertenza Mercatone 1, questa volta però ci colleghiamo con San Giovanni Teatino, abbiamo seguito molto la situazione di Pineto nei giorni scorsi, oggi la nostra Antonella Micolitti si trova davanti ai cancelli di uno stabilimento che è ormai chiuso da oltre una settimana con i lavoratori e anche le istituzioni, in programma un'assemblea nelle prossime ore, ma Antonella dici di più tu con i tuoi ospiti. Sì, buongiorno Carmine, buongiorno ai telespettatori di Rete 8. Hai detto bene, siamo davanti ai cancelli, però purtroppo chiusi, di Mercatone 1 qui a San Giovanni Teatino. Dobbiamo dire che 55 sono gli stabilimenti in tutta Italia, 3 in Abruzzo, non solo questo di San Giovanni, ma anche Scerne di Pineto e Colonnella. Sono 105 lavoratori praticamente al momento a casa. Ma di questo vogliamo parlare con Bruno Di Federico della Wiltux Abruzzo, con il sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci e con Lucio Cipollini della Filcams. Io inizierei proprio con Di Federico, al quale farei questa domanda. Ma è vero che i lavoratori hanno saputo di essere stati in pratica licenziati da un messaggio su Facebook? E purtroppo sì, hanno avuto la bella notizia tramite i social il venerdì alle 22:40 e un po' tutti abbiamo visto questa, pensavamo una fake news sinceramente, invece ci hanno confermato che hanno dichiarato il fallimento e i lavoratori si sono ritrovati a casa senza sapere nulla, senza stipendio, sospesi, sono in un limbo e noi pretendiamo veramente dalla politica e dalla magistratura che si faccia subito luce su questa situazione. Tutto questo dopo il fallimento della Sherron Holding, che aveva rilevato gli stabilimenti nel 2018. Sì, nel luglio, fine luglio 2018 hanno rilevato tutti gli stabilimenti, 55 in Italia, con un accordo sindacale hanno preso 1.800 lavoratori, purtroppo tanti altri sono rimasti fuori e adesso a questo punto noi chiediamo che l'amministrazione controllata si riprenda tutti i lavoratori, anche quelli che erano stati licenziati, e si riprenda un percorso, uno con una cassa integrazione straordinaria e dopo lavorare che questi negozi riaprano con qualche magari dirigente o azienda sana. Speriamo. E allora grazie a Di Federico passiamo al sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci. Lei ha incontrato i lavoratori, che ringraziamo, qui sono di picchetto da venerdì, lo erano, lo saranno anche oggi pomeriggio. Da 4 anni il comune a fianco ai lavoratori di Mercatone 1 anche stavolta. Mio malgrado aggiungerei, certo, noi siamo a fianco dei dipendenti, siamo a fianco di quelle maestranze che oggi non hanno una certezza del lavoro, però siamo anche qua per fare un appello, perché io proprio oggi ho ricevuto delle telefonate da parte dei consumatori che non hanno visto consegnata la merce, quindi approfitto per dir loro di rivolgersi alle associazioni che tutelano i consumatori per quanto riguarda le vendite, invece al governo di garantire a questi dipendenti gli ammortizzatori sociali e di vigilare su tutto quello che è stato fatto nel corso di questi anni, principalmente negli ultimi mesi, dove questa società ha accumulato 90 milioni di euro e il materiale è stato stoppato alla fornitura già dal 1° di aprile, quindi qualcosa qui non quadra, pertanto anche la magistratura dovrebbe intervenire. E certo Carmine, perché ci sono i dipendenti, 105 dipendenti, ricordiamolo, in tutto l'Abruzzo che sono le principali vittime, ma anche i consumatori sono molto arrabbiati perché non hanno la possibilità di acquistare o comunque di prendere la merce che hanno acquistato. Io parlerei con Lucio Cipollini della Filcams, al quale voglio dire, voi avete fissato un incontro per mercoledì con l'assessore Febbo, vero? Sì, noi abbiamo un incontro mercoledì in Regione. Andremo lì perché noi chiediamo che la Regione si faccia portavoce di questa vertenza. In realtà è già successo qualche anno fa che la Regione, probabilmente la Regione Abruzzo, è stata la prima ad attivarsi per la vertenza Mercatone. Qualche risultato è arrivato, per cui noi insisteremo su questa strada. Speriamo che da tutti i territori venga questa richiesta istituzionale, perché questa 1.800 dipendenti rappresentano in sostanza una grande azienda, sono su tutto il territorio nazionale, facciamo che sia una vertenza nazionale. Grazie, tra l'altro questa della zona di San Buceto è una delle zone più commerciali d'Abruzzo e ricordiamo che sono 105 lavoratori non solo di San Giovanni Teatino ma anche di Colonnella e di Pineto. Proprio oggi c'è stata una riunione, un'assemblea dei lavoratori di Mercatone 1 a Colonnella. Di questo ne parleremo nel nostro consueto speciale stasera. Non so Carmine se tu hai domande da studio. Sì, Antonella, cosa accadrà nelle prossime ore lì davanti? Fino a quando terranno aperto il presidio?
Allora, lo chiediamo proprio a una lavoratrice a questo punto. Il direttore chiedeva, voi avete fatto un picchetto, un presidio da venerdì fino a domenica, ma non vi arrendete, perché da oggi pomeriggio sarete di nuovo qui. Saremo di nuovo qui insieme alle rappresentanti sociali, perché questo problema va risolto immediatamente, sia per i lavoratori, sia per gli utenti che hanno acquistato la merce, per tutti insomma. Ve l'aspettavate di essere licenziati via Facebook? Assolutamente no. Sembra una fake news, avete detto. Purtroppo così, purtroppo non è il primo caso in Italia. Ed è vero, purtroppo è così. Allora io vi restituirei la linea, ringrazio tutti i miei ospiti e della situazione del Mercatone 1 in Abruzzo, non solo a San Giovanni Teatino, ma ripetiamo anche a Colonnella e a Pineto, ne parleremo nello speciale di questa sera. È tutto, a voi la linea. Grazie Antonella, grazie ai tuoi ospiti.